Però come cucinano, come lavorano, sono molto contenta di vederli. Vi ringraziamo. E vi faccio i miei migliori complimenti. Grazie, grazie signora, grazie. Troppo gentile. E qui le dico che la televisione si vede bene. Ecco, Ale. No, ad Acri, perché diceva l'altra signora di noi? Io non capisco, ci sono delle zone veramente, ci sono delle cose che non tornano. Signora, ci fa piacere questo, grazie. Va bene, grazie, ciao. Arrivederci signora, grazie. E intanto vi faccio vedere le tagliatelle come le trovate. Queste sono secche, ma le trovate anche fresche. Le tagliatelle Pirro. Eccole qua, nella confezione blu. Allora Simone, andiamo a servirle in un bel piatto cucurullo nero, in modo tale che risalta anche la pasta. Risalta il piatto e risalta la pasta Pirro. Eccole qua. Eccoci qua. Le lasagnette intanto? Sono nel forno, ora le andiamo a controllare. Hai fretta? No, non metterle tutte, queste lasciale, grazie, hai fatto, vero? Mamma mia, guarda, si chiede prima per cortesia, eh? E abbiamo preparato il secondo piatto, le tagliatelle fresche al limone. Mentre la nostra lasagna... Andiamo a controllarla. Adesso cosa stai facendo? Cerco di abbellire il piatto, Simona, cerco perché ne ho invece dei sei limiti. Molto brava, ricordiamo che le nostre Armida e Antonella non sono chef professioniste, ma sono chef per passione. Sono due nostre spettatrici che da spettatrici sono diventate master chef. Ai noi. Telespettatrici, pronto? Simona, ciao, sono un'altra volta Francesca, dalla Mezzia. Francesca! Ti volevo dire, non si sente specialmente il tuo microfono. Quando parli tu o le telefonate che vengono di casa, non si sente un chiasso da morire. Vediamo se qualcun altro dalla Mezzia ci dice la stessa cosa, stiamo aspettando Francesca, vediamo cosa ci dice. E poi il quadro va e viene. Il quadro va e viene. Va bene, grazie Francesca, grazie mille. Perché io mio marito l'ho chiuso in un'altra stanza. Lascialo lì, non ti preoccupare. Lasciatecelo comunque, signora. Per quello lascialo tranquillamente lì che non ci sono problemi. Va bene Francesca? Va bene. Lascialo, ciao, ciao. Ecco qui. Il primo piatto è pronto. Ok. Adesso andiamo. Andiamo con? Con? Con una telefonata. Facciamo le trofie dell'orto. Le trofie dell'orto, prima rispondiamo ad una telefonata. Benissimo. Pronto? Pronto? Sì, buonasera signora. Ciao Simona. Ciao. Vorrei farti i complimenti. Grazie, buonasera. Sì, a te e alle cuoche. Grazie signora. Sono bravissime. Grazie. Hanno fatto questa pasta al limone, ha visto che bella? È buonissima. Anzi, io volevo sapere le lasagne, come le hanno condite, Simona. Allora, signora, abbiamo semplicemente affettato delle melanzane, le abbiamo fritte, senza salarle. Poi abbiamo fatto un soffritto di macinata di vitello, di funghi porcini, saltati in carota, cipolla e prezzemolo. Abbiamo sfumato con del vino bianco e l'abbiamo fatta andare. Poi abbiamo messo a cuocere la nostra lasagna per un 5 minuti, l'abbiamo messa a raffreddare nell'acqua fredda e poi abbiamo incominciato a comporre la nostra lasagnetta con uno strato di beciamella, di melanzane fritte, del grana, della provola, il nostro trito di carne e funghi porcini e così via, signore. Abbiamo concluso poi con la lasagna Pirro ed una bella griglia di melanzane fritte e del grana grattugiato. L'abbiamo infornata a 180 gradi, 200 gradi per un quarto d'ora. Va bene, brava, brava. Grazie signora. Grazie a lei. Senti Simona, ti volevo dire un'altra cosa. Sì. Io chiamo da Crotone. Sì. Ecco, e la tua trasmissione io la vedo benissimo. Ah, signora, sì, grazie. Sì, io tutte le sere ti vedo benissimo. Ci fa piacere. La signora, com'è il suo nome? Franca, ti ho chiamato così tante volte. Sì, cara Franca, siete tantissimi e siamo felici di questo. Grazie, un bacio e a te. Io infatti per questo ho chiamato pure. E me ne vorranno un po' di invidia le altre, però io la vedo benissimo. Ah. La vedo benissimo. Non dirlo forte che non si sa mai. Ciao Franca, grazie. Buonasera signora. Grazie signora, buonasera. Signora, ciao, andiamo con il prossimo piatto. Trofie dell'orto. Le trofie dell'orto.
250 grammi di trofie, 2 zucchine, 10 foglie di basilico, 50 grammi di grana, 10 grammi di pinoli, 200 grammi di fagioli cannellini, 5 fiori di zucca, aglio, olio extravergine d'oliva, sale e pepe. Ragazze? Allora, Simo, io comincio a pulire i fiori di zucca. E io vado a parlare delle trofie, sì. Liguri, proprio perché vorrei segnalarvi, la pasta Pirro ci tiene tantissimo a queste specialità regionali, quindi la regionalità di questa pasta, qua in questo caso vedete le trofie liguri, quindi per ogni regione un formato di pasta. Eccole qua. Prego. A voi la allora parola. Simona, io intanto incomincio a fare un pesto, che è un pesto un po' più, un po' particolare, diciamo, che non si usa tanto. Ah, Simona! Le lasagne! Si è perso un passaggio, Simona. Sono uscite le lasagne dal forno. Lasagne dal forno, eccole qua, bellissime. Allora Simona, prima di tagliarla è sempre bene lasciarla un pochino rassettare, tanto il tempo l'abbiamo, la lasciamo rassettare. Spieghiamo bene queste trofie. Le trofie, allora Simona, io inizio a fare un pesto che è fatto semplicemente da zucchine, basilico, aglio e pinoli. Allora, le nostre zucchine le abbiamo prima lavate e le abbiamo sbollentate per 5 minuti. Io potevo non assaggiare, secondo voi, le tagliatelle al limone? Simona, scusa se non ti abbiamo fatto un piattino. Vabbè, non importa. Allora, siamo preso da cose più importanti. Io sto pulendo i fiori di zucca. Sì. E li farò a striscioline. Io vi punirò, le rivedrete molto presto, Armida ed Antonella, prego. In esilio. Allora Simona, mentre lei sta pulendo i fiori di zucca, io stavo dicendo, sto andando a tagliare le nostre zucchine che abbiamo in precedenza sbollentato per 5 minuti. Andiamo a togliere la parte bianca in eccesso perché può risultare un pochino più amarognola. Buonissime queste. Sono buone, Simona? Buonissime. Meno male, dai. Allora, ragazze? Allora, io sto finendo di pulire i fiori di zucca. Poi le vado a tagliare a striscioline. Fate più l'arbitro. Scusa. Abbiamo la pubblicità, tra pochissimo.